Ciao ragazzi, ci sta Cani Bella V. Allora, facciamo oggi un recap sulla Serie B. Allora, non ho sotto mano la classifica, però la squadra, il Frosinone di quest'anno, o il Parma di quest'anno, citando le ultime due squadre che hanno dominato in Serie B, è il Sassuolo. Sassuolo sicuramente andrà in Serie A, sia per la sua forza economica, perché ricordiamo che Sassuolo come squadra è inserita in un distretto industriale importante da tanti punti di vista, anche da quello delle costruzioni, oltre che delle auto, quindi un distretto industriale che può produrre ricchezza e può produrre quindi una società importante. Ma Sassuolo, ragazzi, ne ha fatti 5 a Brescia fuori casa, c'è una superiorità imbarazzante, tiri tu tiro io. Fra l'altro Grosso, che ha provato a scavallare ad andare in Francia a Lione, se non sbaglio, non è andata bene, però la Serie B sembra nelle sue corde. Certo, si è pulita una squadra del genere, perché Sassuolo ha 8 giocatori di Serie A, c'ha Boloca che ha giocato titolare in Serie A, quindi. Però Grosso, dico, fra tutti i bidoni allenatori dei campioni 2006 e dei loro coetanei, Cannavaro, Nesta, Inzaghi, Gattuso, tutti scarsi, Pirlo, insomma, De Rossi pure stava facendo qualcosa di buono, ma non ha mai fatto vedere niente di che. Dico, fra tutti questi campioni in campo e scarsi, da allenatore Grosso sembra quello che, insomma, ha un'idea di gioco, che non è un giochista Grosso, chiariamoci. Grosso è allenatore un po' alla Maran, compatto, che sviluppa una forza centrocampo importante, compatto dietro e davanti, mette qualità, insomma è un calcio italiano un po' più evoluto quello che fa Grosso, che dominerà quest'anno. Cioè, il Sassuolo lo possono già mandare in Serie A direttamente, non si discute, primo posto, primo posto sicuro secondo me, ok? Questo io lo do per assodato. Ha fatto 5 gol al Brescia, che è una squadra che sta facendo bene, il Brescia, che sicuramente andrà ai playoff, che 2 anni fa doveva stare in Serie C, ma con Maran al secondo anno è una squadra temibile, anche se non ha questi grandi nomi, perché i grandi nomi non ce li ha il Brescia, non ce l'ha la Spezia, lo Spezia, come carinamente mi hanno fatto notare ieri sul video di pre-gara, pre-match della conferenza stampa allenatore del Barilongo, lo Spezia. Non hanno giocatori, i giocatori con un po' di nomea, si può dire, ce l'ha il Palermo, ce l'hanno il Palermo, ce l'ha a Sampdoria, ci metto anche un po' il Bari, perché qualche nomettino qua e là, il Bari ora inizia ad avercelo, oltre a un allenatore importante in panchina almeno per la Serie B. Ma io credo che Longo tranquillamente potrebbe allenare in Serie A, e se lo merita, visto che il Como in Serie A ce l'ha dato grazie a lui e non lo dice nessuno. Però insomma, Sassuolo io lo darei già. Poi come seconda diretta, ragazzi, là si gioca tanto. Là si gioca tanto, perché poi c'è il mercato di gennaio che può scombinare le cose, e poi c'è questo calcio moderno che presenta 5 cambi. Quindi se una squadra, faccio il caso, sta andando molto bene, più delle aspettative, nei primi mesi di campionato, e magari a gennaio mettono qualche innesto e provano a scavallare, perché per il secondo posto al momento non c'è nessuno. Per il secondo posto al momento non c'è una squadra che tu dici, tipo, dice il Palermo, sta andando bene, e il
Palermo, nonostante abbia una forza societaria importante che mette, spende soldi e mette giocatori, con Dionisi si vacilla. Guardate un po', proprio l'ex Sassuolo. Però il Palermo è la squadra che uno sulla carta mette almeno seconda. Io tutta sta forza della Cremonese non la vedo, o lo Spezia, secondo me Cremonese, ma lo Spezia, Brescia, le squadre che anche Juve Stabia, che sta bella bella su per il campionato che sta facendo, insomma sono tutte squadre che si giocano un po' la Serie B, ma il Sassuolo già scavalla. Per me difficilmente lo Spezia andrà in Serie A l'anno prossimo, questo voglio dire. Bisogna vedere un po' come si evolve il campionato, sicuramente sto dimenticando qualche squadra, però Frosinone sta andando male ed è un ex Serie A, Sampdoria sta andando così così, quando vai a fare i playoff è difficile che scavalli dal sesto, settimo, ottavo posto e vai in Serie A. Fai playoff, tanto per dire, mi seguite? Ora sul Bari, il Bari poteva stare già oggi veramente su poteva stare, solo che purtroppo paghiamo un po' di inesperienza e magari un po' di mancanza di qualità davanti allo specchio, perché magari in altri giocatori quei gol non se li mangerebbero mai. E il Longo lo ha sottolineato anche ieri, ha sottolineato che ci sono state delle occasioni gigantesche anche davanti al portiere e questi sono stati capaci di mangiarsi questi gol davanti al portiere. Magari giustamente Sibilli l'ha sbagliato il gol, Geoffrey Knut prende, continua a giocare, giustamente professionista, però poi alla fine questo fa la differenza. Ripeto, pare il Sassuolo è andato a fare 5 gol a Brescia, ma l'allenamento sembrava Brescia non riusciva a opporre un gioco e si chiudevano dietro a fare quel che si può, pur vero che hanno fatto due gol li hanno fatti, però non c'è mai stata gara, nei primi 20 minuti hanno preso due gol. Ora arrivare terzi porta pure sfiga, vedevo di questo, perché storicamente raramente chi arriva terza va in Serie A, quest'anno si è verificato col Venezia, quest'anno si è verificato col Venezia. Adesso, nel senso, andiamo alla Spezia, giochiamoci le nostre chance, migliorando e soprattutto sperando che questi giocatori che vengono usati di meno inizino a carburare per bene. Questa è la speranza che ho. Questa è la speranza che ho. Questa è la speranza che ho, perché in panchina abbiamo un po' di fieno, no? Abbiamo un po' di cose interessanti. Ora Manzari, Sgarbi, Favasuli gioca non gioca. Abbiamo Favilli, abbiamo Novakovic che comunque è un giocatore di stazza, però Novakovic mi sembra un giocatore che ha bisogno un po' di giocare per rodare, non è quello che ti entra e ti fa gli ultimi 20 minuti, però giustamente lì si preferisce Lasagna che è intoccabile come attaccante, perché è uno che vede bene la porta e uno che dovrebbe essere servito di più Lasagna. Cioè i giocatori dovrebbero, visto che abbiamo Falletti e Sibilli che hanno il piede fine, dovrebbero aiutarlo un po' di più, perché quella palla di Sibilli se la dava alla Lasagna, che si è lamentato davanti al portiere, Sibilli poteva darla alla Lasagna e quello era un gol, e Lasagna si è lamentato di non aver ricevuto la palla lì in quel frangente. Secondo me andrebbe giocato di più Lasagna, perché Lasagna la porta alla vide, la palla la mette dentro, c'è poco da fare. Ha fatto l'1-1 in casa col Sassuolo, l'ha segnato Lasagna, è un gol difficile, è andato a fare.
Ora, naturalmente, il Sassuolo non è quello di oggi perché ha recuperato un sacco di giocatori, a partire da Lorente, arriverà anche Berardi, però diciamo. Diciamo che Lasagna, secondo me, quando non sai se tirare o non tirare, la dai a Lasagna, la passa a Lasagna. C'è poco da fare. Poi Falletti per noi è fondamentale, però adesso sicuramente è importante andare a dare continuità alle prestazioni adesso che andiamo a giocare là, che poi oggi la partita è anche a rischio perché c'è maltempo, sapete che ci sono un po' di partite a rischio questo weekend per il maltempo, vedremo se effettivamente si giocherà stasera la partita, però sicuramente questo andamento di Longo ci aiuta a guardare in alto, questo sicuramente. Se Grosso non si ferma più, toccherà giocare dal secondo posto in poi. Secondo posto in poi non vedo una squadra direttamente candidata al secondo posto, tranne il Palermo, che è una squadra costruita per andare in Serie A. A me piace come uomini in campo, mi piace molto di più della Cremonese. Insomma, Palermo e Cremonese sono quelle più. Però io vedo avanti, oggi magari in classifica è avanti la Cremonese, ma io vedo più avanti il Palermo come costruzione, anche se la Cremonese ha preso Corini, attenzione, che non è riuscito a fare il salto col Palermo, però il Palermo c'ha Dionisi, bisogna capire un attimo perché sta un po', è sempre con un occhio di riguardo alla Sampdoria di Sottil, che Sottil insomma ha allenato in Serie A ed è uno che va comunque tenuto d'occhio a Sampdoria, anche secondo me non ce la farà perché comunque sono una squadra ancora sfilacciata, non hanno quell'unità, quel morale, però, e non hanno nemmeno quella qualità che poi alla fine, ripeto, quella fa la differenza, la qualità è quello che fa la differenza, qualità, un giocatore di qualità è Lasagna per quanto riguarda il Bari, e Lasagna va messo in condizione di segnare, quella palla Sibiglia la poteva dare ed era gol sicuro, e quindi questa è la cosa importante. Questa è la cosa importante, mi seguite? La cosa importante è che quando non sai se tirare o non tirare, dalla Lasagna. Questo concetto dovrebbe passare. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ragazzi, commentatemi e soprattutto iscrivetevi al canale, ok? Fatemi crescere il canale, sta crescendo in maniera molto molto lenta negli ultimi tempi, quindi vi chiedo un'iscrizione al canale e condividete questo video con i vostri amici che seguono la Serie B. Insomma, condividetelo in modo tale da farmi sapere anche la loro opinione. Ciao a Campbell Avincenzo.